passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, che ha come oggetto l'approvazione del piano tariffario per l'applicazione del tributo comunale su rifiuti e su servizi TARES. Illustra la proposta l'assessore Garau, prego. Sembrerebbe quasi che abbiamo già discusso questo piano. Articolo 14, il decreto legge 6 dicembre 2011, numero 101, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214, con il quale viene introdotto su tutto il territorio nazionale, a partire dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, mediante lo smaltimento svolto in regime di interattiva dei comuni e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Dato atto che l'ente, con delibera di consiglio comunale approvata in questa stessa seduta, ha provveduto ad approvare il regolamento e il piano finanziario per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Che il Consiglio Comunale, ai sensi del comma 23 citato articolo 14, deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario dei servizi di gestione dei rifiuti urbani. Che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dall'ente, il quale tiene conto dei costi relativi ai servizi appaltati a terzi e di quelli gestiti in economia, è stato approvato dal Consiglio Comunale in questa stessa seduta. Che le tariffe determinate in base alle disposizioni dei commi 8 e 12 del citato articolo 14 devono garantire la copertura integrale dei costi di investimento in esercizio il cui ammontare previsto dal piano finanziario ammonta 1.941.284,78. Che il comma 12 stabilisce che in attesa dell'emanazione del regolamento ministeriale che stabilirà i criteri per la determinazione delle tariffe in via transitoria del corso al 1 gennaio 2020 si applicano le disposizioni di cui al DPR 27.499 numero 158. Vista l'attività svolta dall'ufficio tributi finalizzata la revisione del piano tariffario del passaggio da TARS a TARES, in particolare la valorizzazione degli occupanti utenze domestiche, l'aggancio delle attività TARES e delle utenze non domestiche, la valorizzazione delle nuove superfici imponibili e fini TARES, il calcolo e la simulazione, le simulazioni tariffarie per utenze domestiche e non domestiche. Visto altresì l'allegato piano tariffario, parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui viene esplicitato l'iter di formazione della tariffa ai sensi del DPR 158 numero 1999, dando atto che per i coefficienti di adattamento adottati per la lavorazione tariffaria, sia per la quota variabile delle tariffe per utenze domestiche, perché per quelle fisse e variabili tariffe per le utenze non domestiche, si è operato, per quanto consentibile dalla norma, nell'obiettivo di mitigare gli scostamenti sulle tariffe che il passaggio da TARS a TARS comporta. Visto l'articolo 10,2 della legge 6 giugno 2013 numero 64 di conversione con modificazione del decreto legge 8 aprile 2013 numero 35 che ha ulteriormente prorogato al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013. Visto infine il comma 13 dell'articolo 14 del decreto legge 201 del 2011 in quale recita alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui come 8 e 12 si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili comuni. Ritenuto di provvedere ad applicare la maggiorazione citata nella misura di 0,30 euro per metro quadrato sulla base dell'articolo 10,2 lettera C della legge 6 giugno 2013 numero 64 di conversione con modificazioni del decreto legge 8 aprile 2013 numero 35. Visto il nuovo regolamento per l'applicazione della TARS, visto, acquisiti i regolamenti contabili, si propone al Consiglio di deliberare di procedere per le motivazioni sopra espresse per l'anno finanziario 2013 all'approvazione delle tariffe
per l'applicazione della TARES nelle misure evidenziate nell'allegato piano del FAI 2013, parte integrante e sostanziale presente atto. Di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio è garantita mediante la seguente ripartizione dei costi stessi tra utenze domestiche e non domestiche. Utenze domestiche aumento 100 volte, 63,61%, utenze domestiche 36,39%, di fissare l'importo di 0,30 euro a metro quadro la maggiorazione prevista dal comma 13 dell'articolo 14 decreto legge 201/2011, di dare atto che alle tariffe applicate dal comune al senso del comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 201/2011 verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui l'articolo 19 del decreto legislativo 30/12/92/504. Tale tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e dare assoggettabile al tributo, viene applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui è il comma 13 dell'articolo 14 del decreto legge 201/2011. Di stabilire che per l'anno 2013 la riscossione della tariffa avverrà mediante l'invio agli utenti di quittanze di pagamento pagabili alle scadenze stabilite nel regolamento di disciplina di tributo approvato in questa stessa seduta, ossia sono ottobre 2013, ottobre, dicembre 2013, febbraio, aprile 2014, di incaricare il responsabile di tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti di competenza. Grazie. Grazie assessore. Chi vuole intervenire sul piano tariffario? Sulla determinazione della tariffa. Non interviene nessuno, allora facciamo in votazione. Va bene. Per dichiarazione mettiamo in votazione la tariffa TARES. Allora, chi vuole intervenire per dichiarazione di voto? Se nessuno vuole intervenire per dichiarazione di voto, votiamo. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Votiamo per l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?